sei sempre tu, dimmi dai. Niente, ma se, scusate, io non riesco a capire, sono un ignorante io, no? Non riesco a capire, perché se voi dite che Dio è, non esiste, non c'è, non esiste, perché criticate il nulla? Perché c'è una descrizione dalla quale nascono certe determinazioni, certe leggi, la sottomissione e la distruzione. Mi scusi, signor Simeone. Sì? Se io, diciamo, no, voglio offendere lei, no? Sì. Lei esiste, no? Sì. È Simeoni Claudio, sì. Se sbaglio. Allora io posso anche criticare lei, no? Sì. Però se... c'è al nulla, cosa critico il nulla? Lei critica, lei ha alcune critiche o comunque alcune riflessioni da fare sulla Costituzione della Repubblica Italiana? No, non c'è, cosa c'è della Repubblica Italiana? Allora, no, la Costituzione. Sì, sì. Allora, la Costituzione è un libro, è un insieme di fogli scritti, giusto? Ecco, la Bibbia è un insieme... Sì, la Bibbia è un insieme di fogli scritti dalla quale genera la pulsione di morte. Sono tutti gli esempi, come fare le leggi, come si comporta la Chiesa Cattolica, e il suo modello è il Dio descritto in quella Bibbia. Quella descrizione è oggetto in sé, perché è portatrice di orrore. No, ma allora io non riesco a capire, no? Sì? Voi criticate la Chiesa Cristiana Cattolica... o criticate quello che non... il macellaio di Sodoma e Gomorra. Dite che non esiste. Sì, sì, ma c'è racconto. La descrizione è oggetto in sé, esiste in sé, e la descrizione è un esempio con cui i cristiani si comportano. Ah, mi scusi, ma io non riesco. Allora io lo spiego un po' meglio, va bene? Vabbè. Salve. Allora, e questa ho già spiegato un sacco di volte, sì. Ma va bene che la rispiegarla. Allora, le tre scoperte della stregoneria sono queste. Primo, non esiste nessun Dio creatore, chiaro? Secondo, il Dio biblico, il Dio descritto dalla Bibbia, è solo una descrizione che ha lo scopo di terrorizzare gli esseri umani e di fungere da strumento alle persone che li sottomettono. Terzo, esistono degli esseri malati di energia vitale stagnata che vogliono la sottomissione, vogliono mettere in ginocchio gli esseri umani. Queste sono le tre scoperte della stregoneria. Allora, passiamo alla seconda scoperta della stregoneria. La Bibbia è uno strumento da cui vengono fatte le leggi, vengono descritte il Dio, viene descritte i comportamenti, cioè che sono ad immagine e somiglianza della Chiesa cristiana, della Chiesa cattolica. Mm. Se hai qualche dubbio di questo, io qui ho un libretto, un manuale, che è un manuale dell'inquisitore, di tale Bernardo Gui, cioè era un personaggio che si divertiva a infilare ferri roventi nelle ossa delle persone. Questo Bernardo Gui ha fatto sto libro per l'inquisizione e parla domande, attenzione, a pagina 93, domande specifiche per esaminare gli pseudo-apostoli. Cioè, esistono una setta eretica che si chiamava Pseudoapostoli e lui dice, facciamo le domande specifiche per esaminarli, per vedere se è nella Chiesa o non sono nella Chiesa. Lui gli infilava nel frattempo ferri roventi, li brustava, li torturava nel frattempo. Bene. Innanzitutto, dunque, siano esaminati sulla Chiesa di Roma, cui presiede universalmente il Papa di Roma e sotto la cui autorità ci sono i signori cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i prelati, i chierici e i religiosi che riprovano la citata setta di coloro che si dicono dell'ordine degli apostoli e le perseguitano e li condannano. Se credono, attenzione, se credono che la suddetta Chiesa di Roma sia buona e santa, e se credono che sia la Chiesa di Dio e abbia quel potere di legare e sciogliere e scomunicare che Cristo conferì e affidò al beato Pietro Apostolo, e se credono che qualche altra setta o congregazione oltre la Chiesa di Roma abbia detto potere. Le domande sono fatte apposta per fottere le persone. Del pari, se credono o se reputino di essere soggetti al Papa di Roma, cosicché siano tenuti a obbedirgli e che possono essere scomunicati da lui e da altri prelati della Chiesa di Roma, benché essi abbiano fatto voto al solo Dio e non ad un uomo. Del pari, se credono che sia loro lecito giurare di dire la verità sulla detta setta o ordine dinanzi a preti o inquisitori dell'eretica pravità, e se, dopo aver giurato, siano tenuti a rispondere la verità sui temi complessivi o singoli sui quali saranno interrogati ed esaminati, o se reputino
che sia loro lecito nascondere la loro setta e i loro errori, nei quali si allontanano e disertano dalla Chiesa di Roma, e negare la verità in giudizio e mentire in tal caso senza commettere peccato al fine di sfuggire al potere dei preti o degli inquisitori che indagano con loro. Questa deriva esattamente dalla descrizione della Bibbia, cioè il Dio biblico ordina di fare questo. Chiaramente non esiste un Dio che ha ordinato questo, ma esiste qualcuno che ha scritto un libro, qualcun altro che l'ha spacciato per santo, qualcun altro che lo impone, esatto. Qualcun altro che infila i ferri roventi. Qual è il mio scopo? Impedire che vengano infilati i ferri roventi. Per impedire che devono infilati i ferri roventi, devo impedire che sto maiale del macellaio di Sodoma e Gomorra continui a costruire una dottrina, farsi spacciare per buono, affinché consentire a Wojtyla di infilare ferri roventi. Wojtyla non deve più infilare ferri roventi, dunque la descrizione del Dio biblico va rimossa, va condannata. È la descrizione del Dio biblico la responsabile di quello che fa Wojtyla. Wojtyla è responsabile del Dio biblico e le cose si congiungono. Non so se è stato chiaro. Sì, no, ma infatti quello che vogliamo far capire noi, che noi sappiamo benissimo che il Gesù di Nazareth non è mai esistito, che il Dio creatore non è mai esistito, però nessuno può negare che esista un testo criminale che si chiama Bibbia. Allora, se qualche malato pensa che la Bibbia sia parola di Dio e vada a regolare la sua vita a questo Dio e organizzi la sua vita in maniera tale da affermare questo libro, e chi non crede che la Bibbia sia un libro sacro venga perseguitato, noi siamo tenuti a lottare contro la Bibbia, perché non se uno ci dicesse la Bibbia è un racconto, noi sì, è un racconto stupido e scemo, a noi questo ci può anche andare bene. Ti piace leggere? Vabbè, leggi le porcherie. C'è la cultura spazzatura, c'è la cultura trash che è proprio di rifiuti, va bene, ami la cultura della spazzatura, va bene, è un cattivo gusto, nessuno ti brucerà gusto. Quel libro, esatto, cioè, va bene, leggilo, noi possiamo considerarlo soltanto come una perdita di tempo e come una cavolata. Quando qualcuno prende questo libro e ne fa il motivo su cui regolare la sua vita, che lo può anche fare, perché c'è gente, prendiamo il caso, che sono i seguaci di Elvis Presley, che si vestono come il loro cantante, che si trovano come il cantante, cantano le sue canzoni, vabbè, se te le canti a casa tua e non mi rompi i timpani a me e non mi dai fastidio, fallo pure. No, ma puoi anche cantare in pubblico, basta non costringi delle persone a farlo. Cioè, di conseguenza, se tu vuoi essere un clone, una copia, una brutta copia del tuo cantante preferito, fallo, a me non crea problemi. Però tu sai che è una tua scelta personale, che è dettata dal tuo gusto, dalla tua passione, e la cosa muore lì. E a me va benissimo. Cioè, poi anche se è un cantante che a me non piace. Il problema è quando tu fai partire da questo concetto di scelta di un testo, dire no, questo è un libro sopra gli altri, questo è un Dio sopra gli altri, e tutto quanto deve essere uniformato a questo. E allora, a questo punto, la cosa per noi non va più bene. Cioè, questo è il nostro rifiuto della Bibbia, del Dio dei cristiani, proprio perché si dice questo è il Dio e questa è la verità. Allora, a questo sono punto, i comportamenti cui uniformarsi. Allora, a questo punto noi non possiamo più accettarlo, non siamo più disposti a condividerlo, perché sappiamo che dopo, da quel tipo di comandamenti, ne deriva una serie di comportamenti diversi. Perché logicamente, se uno si legge, come adesso sa, quel Kama Sutra, ben venga, sono contento. Che problema ti crea? Basta che non lo imponga. Sì, cioè, ma che problema crea uno che dice che il Kama Sutra è un testo sacro? Fatti suoi. Esatto, ma non crea nessun problema. Cioè, dice, è una manifestazione divina. Benissimo, non crea nessun problema. Cioè, ma non starà lì a imporre agli altri di fare di sesso. Fare il Kama Sutra. Cioè, dice, vabbè, di fare tutte le posizioni del Kama Sutra. Non viene a correrti dietro e dire, guarda che il mio Dio dice sul Kama Sutra che devi fare 53 posizioni, 54, 69, 84. No, non te lo ordina. Le fai te, piacciono a te, è una tua scelta, benissimo. A noi va, cioè, non c'è nulla da discutere. Obiettare, certo. Cioè, ma questo è normale. Cioè, in pratica, vogliamo dire che se tu pigli i ferri roventi per masochismo, te li infili da te per i fatti tuoi, per il tuo piacere, a noi ci va benissimo, cioè non abbiamo niente. Sì. Magari la società dirà che è il danneggiamento di uno... Sì. Però a noi non ce ne frega niente. Il problema è quando li infili agli altri i ferri roventi, e lo giustifichi come una roba che viene fuori dal tuo Dio. È questo che ci crea un po' di problemi, se per me. Sì, anche perché appunto questo discorso del Dio creatore e del Dio della Bibbia è un problema che purtroppo l'umanità si trascina. Sì.
cioè nel senso che se fosse una manifestazione temporanea di poco tempo, che fosse morta lì, il problema è che dopo le persone che hanno subito l'educazione dovuta alla Bibbia tendono a esagerarlo e esasperarlo, cioè nel senso che proprio si innesta un vortice negativo in questo senso. Ma che ti dirò che esagerare quello della Bibbia è difficile. Sì, ma... Tu pensi che ha fatto il diluvio universale, ha fatto fuori tutta l'umanità, tutti gli uomini, cioè è difficile riuscire a superare una roba del genere. Shakespeare dice: quando si può dire che questo è il peggio, significa che il peggio può ancora arrivare, allora di conseguenza, sai, di fronte al peggio della Bibbia, io spererei che non arrivasse più niente, anzi, spererei che ci fosse qualcosa di meno. Allora, di fronte a questa condizione, noi sappiamo che è un testo. Purtroppo, su questo testo malato, baccato e nocivo, c'è gente che ha rovinato la vita, l'esistenza degli altri, perché se uno si rovina la sua esistenza, benissimo. Perché questo testo dice che c'è da salvare le persone. Benissimo, ma se le persone non hanno il senso di bisogno di essere salvate, vabbè, e cosa fai? A questo punto passi con l'Inquisizione. Allora impedisce agli altri di realizzarsi come vogliono. E questo diventa per noi il motivo di contrasto e di scontro e di perché noi attacchiamo questo Dio. Perché noi sappiamo che questo Dio è un Dio che non esiste, ma purtroppo è stato sedimentato nella storia un comportamento, un modo di pensare, un modo di essere che è nocivo. Allora a questo punto, contro questo modo di pensare, modo di essere, modo di proporsi, bisogna combattere, sì. Anche perché essendo che loro reputano essere l'unico, come dice il primo comandamento, fa: io sono l'unico Dio che tu puoi avere. E chiaramente le persone dicono: questo è l'unico comportamento che puoi avere nella vita, questa è l'unica possibilità che hai, e di conseguenza tendono a imporre agli altri le cose. Negli gnostici questa è la bestemmia. Mm. Cioè la bestemmia è fatta dal demiurgo, cioè dal Dio creatore, quando dice: io sono l'unico Dio. E allora Sofia, per fregarlo, cioè per farlo fesso, mette la scintilla divina, mentre lui sta facendo l'uomo, mette la scintilla divina dentro. E allora lui scopre che l'uomo è come uguale a lui, no? E allora lo caccia. Cioè questo è il giochino che fanno gli gnostici, capito? Sì. Cioè la bestemmia non è fatta dall'uomo contro Dio, ma è fatta da Dio contro l'universo. Cioè io sono l'unico Dio, cioè io sono... Infatti è come l'episodio del serpente che veniva schiacciato. Sì, no? Ma d'altronde nel paganesimo le divinità, per essere seguite, essere ascoltate, devono dare una dimostrazione della loro potenza, devono essere prima di aiuto senza chiedere qualcosa. Cioè la divinità nel paganesimo è riconosciuta nel momento in cui ti dà un qualcosa gratuitamente e che tu percepisci che ti ha dato qualcosa che ti è utile, riconosci che è utile, a questo punto la scegli. Non è la divinità che viene, che a un certo punto arriva e dice: vabbè, senti, io sono Giove e tu devi essere con me. No, Giove deve avere quella funzione che ti permette di avere un'utilità e te la scegli. Ma se non lo fa, tu hai detto di cambiarla. Cioè, noi l'abbiamo sempre ripetuto, tu in tutte le divinità. Ad esempio, quando gli Atenesi combatterono nelle varie nella battaglia di Maratona, Pan li aiutò in lotta, ma non chiese niente. Dopo della battaglia, Pan si presentò a un Ateniese e disse: fa, come io che ho aiutato gli Ateniesi nella lotta, non mi venerate. Gli Ateniesi non è che accettarono di fronte alla divinità, disse: sì, è vero. Andarono a conoscere, a capire se questa cosa era vero, e una volta che capirono che era vero che Pan li aveva aiutati, gli dedicarono un tempio. Il consesso degli dei di Luciano Samosata. Quindi. Sì, no, ma questo, questo significa chiaramente che anche se la divinità mi dice un qualcosa, non perché è divinità io devo essere sottomesso o devo accettare in maniera critica e non abbia la possibilità di verificare. Cioè, chi fa magia sa che è una cosa essenziale, che bisogna sempre verificare l'attendibilità delle cose che si presentano e non che deve accettare, perché non bisogna essere stupidi come chi nelle sedute spiritiche pensa che si presenta una divinità o uno spirito. Abbi pazienza. Sì, sono paziente. Vediamoci bene. Come no, dimmi. Beh. Niente, perché ci sono molte chiese, no, campanili in tutto il mondo, no? Perché voi non cominciate a costruire dei templi pagani? Esistono già templi pagani, perché dov'è il problema? Ma io qui a Marostica, a Bassano, non ne vedo. Perché probabilmente sei cieco, probabilmente sei miope. Allora, va bene, ti parlerò io di templi pagani, va bene? Sì, ok. Ok, ciao. Il tempio pagano per eccellenza è il mondo che ci sta attorno. Il mondo che ci sta attorno è ente vivente, è un tempio pagano per eccellenza. Dopodiché tutto il resto è una cosa funzionale, cioè una cosa che mi serve per rappresentare, per indicare un fine,
però il mio tempio è il mondo. Quasi tutti i paganesimi in questo momento che esistono abbiano dei luoghi di ritrovo all'interno della natura, all'interno dei parchi naturali, all'interno dei boschi, perché è il tempio più immediato, il tempio più grande. Quando prima avevo detto che quest'altro batteva anche le foreste, beh, credo che in Lituania, Lettonia, Estonia, insomma, da quelle parti là hanno finito di abbattere nel 1400, sì. Insomma, nel 1500, una roba di questo genere. Cioè, il nostro mondo, i nostri templi, è il mondo. Dopodiché, magari un giorno costruiremo anche dei templi, costruiremo anche delle cose che siano finalizzate a raggiungere dei scopi con dei fini, eccetera. Mm. Però è abbastanza, diciamo così, secondario rispetto al pensiero. Sì, no, ma vedi una cosa, io vorrei rispondere, visto l'ascoltatore, se tu parli di Marostica, Bassano, se io ti dicessi dov'è il tempio a Marostica, sicuramente tu varresti a dire, perché non sono i 10 comandamenti dentro il tempio? A questo punto cioè, è meglio che non te lo dica, o no, dal punto di vista pratico. Perché una cosa che i pagani e che i cristiani chiedono sempre è rispetto. Però il rispetto lo chiedono sempre nei loro confronti e non hanno rispetto verso gli altri. Ti faccio un esempio molto, molto semplice. Nel Vicentino, quando si fu chiesto, e ho la documentazione, fu chiesto agli enti pubblici, al comune di Sant'Orso, di traslare la croce che era sul Monte Sumano, con richiesta ufficiale al sindaco di Sant'Orso, di traslarli in un altro posto. Dicendo, noi non siamo contro la croce, noi non vogliamo la distruzione della croce del mondo umano, vogliamo soltanto che la croce venga portata in un altro posto e che la croce sia consacrata al culto, cioè il luogo dove è la croce sia consacrata al culto degli dèi. Benissimo, non hanno fatto questo. Hanno fatto cosa? Hanno messo sopra un Cristo di 16 quintali di acciaio che fa schifezza anche ai cristiani. Ti faccio un altro esempio. Quando nell'82 fu chiesto al sindaco di Roma, adesso non mi sfugge il nome, fu chiesto al sindaco di Roma ufficialmente, una persona andò appositamente a Roma a chiedere che il Pantheon venisse riconsacrato ai culti degli dèi. Il sindaco di Roma, si ricordò benissimo, ricevette la persona e non fece assolutamente niente. Allora, quei templi pagani che esistono nel mondo e esistono in Italia, logicamente non sarebbero preservati dai cristiani, perché i cristiani andrebbero alla distruzione di questo, perché non possono ammettere che ci possa esistere questo, perché... Ma noi non abbiamo il bisogno di portare i greggi nei nostri templi, non c'è questo bisogno, noi non abbiamo bisogno dei visitatori, noi non abbiamo bisogno come il Vaticano dei visitatori che ci diano l'obolo. I templi per i pagani vengono costruiti per i pagani e servono a loro, non perché io devo fare una manifestazione, devo costruire un campanile, è meglio un albero, decisamente, perché un albero ha un ricollegamento organico con la vita e con la natura. Di conseguenza, che bisogno c'è che io abbia un modo anche di comportarmi come i cristiani? I cristiani, se tu, visto che parli dell'Alto Vicentino, se tu visti i paesetti di montagna, vedi che hanno depredato le popolazioni già povere per costruire delle chiese gigantesche, per avere il campanile più grande dell'altra parrocchia. Se tu vai ad esempio a Cartigliano, visto che parli della zona, che parli Marostica, basta, se tu vai a Cartigliano e vai a chiedere alle vecchiette la storia del campanile di Cartigliano, ti diranno a che punto sono arrivati pur di avere i soldi per costruire il campanile più grande della zona. Perché noi pagani dovremmo fare questo? Abbiamo... dirmelo, che io non lo so a che punto sono arrivati. Cioè, io mi ricordo che negli anni 80 avevo occasione di stare spesso a Cartigliano, di parlare con delle persone anziane. Hanno costruito, questo mi hanno raccontato, che c'erano delle squadre apposite di parrocchiani che andavano in giro a chiedere le offerte perché c'era la necessità che la parrocchia di Cartigliano avesse il campanile più grande degli altri. Cioè, ma rendi conto, negli anni 50, negli anni 40, cioè adesso non so quando parte, comunque, cioè gente in cui la situazione economica della gente non lo permetteva. Infatti, tiene conto che il comune di Cartigliano deve avere adesso 4-5 mila abitanti, cioè rendi conto, su una popolazione del genere, che senso aveva un parroco di dover costruire un campanile più grande degli altri quando non c'era la gente che faceva la fame? Perché adesso ma era tutta la zona di migrazione quelle. Sì, no, ma di conseguenza che senso ha che io faccio una cosa che vada contro una comunità? Ma perché io dopo devo avere un comportamento uguale ai cristiani? Perché io devo, ad esempio, sventrare montagne? Perché dovrei distruggere i boschi per costruire un tempio quando già il bosco è sacro per me? Cioè, questa è una cosa fondamentale. Cioè, tu devi toglierti dalla mente il pensiero che i pagani facciano una religione come i cristiani. Non lo sono. Perché tutto il mondo, qualsiasi manifestazione per noi è sacra. Di conseguenza è giusto preservarla così come sta. E ci sono dei posti a Marostica, visto che sono favolosi.
per i pagani. Ma se tu vieni lì a parlare dei 10 comandamenti, io penso che le ninfe come minimo ti strozzano, cioè ti soffocano nell'acqua. Cioè, questo è quello che ti voglio fare. Cioè, questo non vogliamo dire, nel senso che il comportamento esistenziale di un pagano di fronte alla necessità di uno spazio sacro è diverso. Perché ad esempio, parlando del mondo esumano, il santo presunto che è andato su è andato su e ha distrutto il tempio per mettersi una schifezza di croce in calcestruzzo costruita negli anni 20, tra l'altro. Ma ha distrutto il tempio per mettersi su un monastero. Benissimo, ha distrutto un qualcosa che già esisteva, che organizzava, serviva, in cui la gente voleva, andava ed era felice di andarsi. Per costruire cosa? Un monastero. Ma noi pagani non siamo per la distruzione, noi siamo per riconquistare le cose, ma soprattutto noi non abbiamo bisogno di consacrare come fanno i cristiani, dicendo questo è impuro, io faccio una croce, faccio una chiesa e la purifico. Noi sappiamo che lì ci esiste un genio del luogo, di conseguenza a noi basta ricollegarsi col genio del luogo. Se poi esiste la possibilità, per necessità della comunità, di costruire qualcosa di fisico, va bene, ben avvenga. Ma questo avviene in sintonia con il luogo. Basta pensare al passaggio che hanno fatto gli antichi pagani, ad esempio, dalle sorgenti alle fonti, alle fontane sacre. Cosa hanno i cristiani nell'acqua, nelle loro chiese? Hanno solo i battisteri. Cioè, dove uno... C'erano alcune ninfe che diventarono talmente importanti, talmente grandi, sì, come divinità, da diventare gigantesche. Sì. Per esempio c'è Fiorentina, che divenne praticamente la divinità della Lega Latina contro Roma, ed era una ninfa, ed era una sorgente. Sì, ma difatti, ma pensa cosa rappresentava appunto anche la possibilità per la città, per un paese, e riuscire ad addomesticare e avere la sintonia con l'acqua, cioè passare dalla sorgente, passare alla fontana sacra, portare all'acquedotto. Cioè, perché, ma lì certo quanto, questi passaggi non erano passaggi puramente tecnici, erano anche capacità di entrare in contatto con questa divinità, di trovare una relazione, di trovare una comprensione, uno scambio. Dimmi. Pronto? Sì? Sono in trasmissione? Sì. A proposito del tempio pagano, volevo dire questo. Ultimamente andando per i colli così, ho visto delle chiese piccole, antichissime, in posti in mezzo alla natura così. E volevo dire, ma questo spirito di queste piccole chiese così, in un certo senso non è quello anche di un tempio pagano? Cioè c'è un senso di sacralità del territorio simile, no, a quello pagano? No, no, no. C'è una cosa, vedi, i cristiani con le chiese vogliono santificare un luogo, cioè lo reputano impuro. Ascolto per la radio perché sento meglio. Va bene, d'accordo. D'accordo, ciao. Allora, quando i cristiani fanno le chiese, le fanno per santificare il luogo, cioè nel senso che sono luoghi che vanno esorcizzati, che vanno ripuliti, e di conseguenza questo è un luogo indegno che viene santificato della presenza della chiesa. Per i pagani i luoghi sono sacri, cioè nel senso che hanno già una loro divinità, non hanno bisogno di essere redenti o salvati o modificati, non ci va aggiunto qualcosa, ma tramite il tempio deve essere, diciamo, potenziata l'energia del luogo, cioè è una riconnessione. Siccome l'uomo ha la necessità di un ambiente, viene creato l'ambiente. Ma per fare l'esempio sui templi, i templi ad esempio pagani hanno sempre, ad esempio prendiamo quelli greci e quelli romani, hanno sempre una scalinata che è il più ampio possibile, hanno le colonne in maniera tale che siano molti accessi e sono visibili da tutti quanti i lati. La chiesa tende ad essere chiusa, ha degli accessi ristretti, ha delle mura, ha delle finestre che sono completamente in vetro opaco, cioè nel senso che impediscono anche il filtrare delle cose. Nel tempio pagano questo non avviene mai. Cioè, perché è importante la colonna? Perché la colonna permette che ci esista un asse dalla terra verso il cielo e permette all'uomo di passare tramite ogni colonna, cioè di entrare all'interno di un tempio. Perciò le chiesette servivano anche per bloccare gli influssi dei posti sacri. Venivano costruite sopra le fontane sacre. Ad esempio, se voi, alcuni ascoltatori prima parlavano di Poleo, se voi andate a Poleo, vedete per terra che ad esempio c'è un pezzo di vetro e sotto c'era lo spazio delle fontane sacre delle ninfe. E logicamente i cristiani cosa hanno messo? La chiesetta a Poleo. Proprio per tappare le ninfe, cioè proprio per rendere una cosa impossibile, per metterci sopra un qualcosa. Comunque, scusa Francesco, sì.
la relazione che esiste fra il luogo sacro e la chiesa è inversa, cioè il luogo è uno spazio aperto in cui ogni divinità si fonde con un'altra divinità. La chiesa invece va a chiudere lo spazio, cioè ti dice questo è il me spazio sacro e tutto quello che c'è intorno si deve assoggettare a questo, cioè si deve assoggettare alla croce o si deve assoggettare alla chiesa. Sono due modi di essere completamente opposti. Chiaramente i cristiani fanno l'occupazione del territorio, fanno l'occupazione con le croci, con le chiese, con i capitelli, ad immagini, cioè loro imitano in effetti i lari, cioè imitano le immagini di Ecate, dei lari, eccetera. Ma mentre le immagini di Ecate, dei lari, eccetera, erano funzionali agli esseri umani, cioè nel senso che erano i percorsi, erano i crocicchi, erano le voci che corrono, era la costruzione della vita. E la chiesa invece racchiude l'essere umano, cioè racchiude il bosco, racchiude il luogo, racchiude tutto all'interno di se stesso e tutto deve assoggettarsi ad essa. E l'essere umano non va nella chiesa per attraversare, per andare oltre, ma va nella chiesa per fermarsi. La chiesa gli dà la verità sulla quale lui si soggioga e quel simbolo è la distruzione dell'ambiente, cioè è il simbolo della sottomissione a cui tutto l'ambiente, tutto il circostante si deve sottomettere, i cani compresi. Sì, ma qualsiasi pronto. Cosa proprio. Buonasera. Sì. Ti sento sempre pianissimo. Sì, ma ti sento molto piano. Perché ho il telefono che non... Devi parlare più forte perché sennò devo chiudere, perché sennò in radio, in registrazione non viene fuori niente. Eh? O riesci a cambiare telefono, a telefonarmi, o devo chiudere perché in radio non esce niente. Non esce niente? Sì, troppo bassa la voce. Adesso senti qualcosa? E adesso sento un po' di più. Ecco. Io ho detto una roba, no? Ma è possibile? Che ascolto la trasmissione, no? Mi piacerebbe. No, devi alzare ancora, non si sente più niente. Eh? Prova a parlare più forte. Mi piace ascoltare che approfondite più il paganesimo, parlare del più del paganesimo. E non sempre dai addosso a questi poveri cristiani. Sì? E non dai addosso sempre a chi sia nero. Dovete dire anche i pagani cosa hanno fatto nel passato. Ma, scusa un attimo, io ti ho parlato di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, ti ho parlato degli oracoli caldaici e tu... Ma non hai detto dei pagani spartani oppure... Ma perché devo parlare dei pagani spartani? Ho parlato di cose pagane, perché se guardiamo anche gli spartani. Ma che è un problema degli spartani, ma non è questo problema. È un problema cristiano, cioè i cristiani hanno quel modo di vedere la vita, ma sono fatti loro. Io ti parlo del paganesimo per ciò che è il paganesimo. Io ti parlo del paganesimo. I cristiani non ti parlano dei pagani, ti parlano come loro vogliono che i pagani siano stati per poter dire che il loro Dio è buono. Allora, se ascolti un pagano, ti dice le cose da pagano. Se ascolti un cristiano, ti dice le cose da cristiano. Pagano, ma tu definisci il paganesimo allora, a tua maniera, come li definiscono i cristiani? Perché i pagani possono farlo? Ma scusa, ma sei te che devi stabilire cos'è pagano o devi essere i pagani che stabiliscono cosa è pagano? Scusa, ma sei te che devi stabilire cos'è pagano? Senti, però devi trovare un telefono più forte, perché non esce più niente dal telefono. No, mi chiami con un telefono più forte. Perché no, il fatto che te quando ti prendono, tu sei come il Papa, no? Quando viene puncicato si urta in nave e così sei pure tu. Quando uno viene preso sul vivo. Ma sta attento, ma devi essere te che stabilisci così. Mi dà fastidio il fatto, no? Che giudicate gli altri come fanno i cristiani. Allora non state. Aio. Senti. Guarda, cambia telefono e parliamo insieme più tranquillamente, perché non esce niente dalla radio, io ho le cuffie e non esce la tua voce dalla radio, si sente solo me. Ma io anche se non mi sentono per la radio. No, no. Questa è una radio, Ciao. Ciao. Cioè questa è una radio, cioè è un servizio, una trasmissione che va fuori, no? Anche se non sento niente per la radio. A questo punto non facciamo più le telefonate, allora. Io ho delle difficoltà a metterti in linea a questi, scusami. Pronto? Pronto, ciao Simeone. Ciao. Scusami un attimo, mi vuoi dire una cosa?
deve dire fuori si dice che voleva avere questo profumo, dimmi come mai questo profumo. Mi ne voglio che sono mia pro cristiana, non mi dà un cazzo. Senti. Però ti dirò una cosa, dimmi Raquis se è suggestione o Fandonia. È tutta Fandonia. Mi so un cettico. Tutta Fandonia. Sì? È tutta sì? Fandonia. Ma anche perché i miracoli avvengono su casi di malattia psicosomatica. Di conseguenza. Mi penso che sia tutto un frutto della psiche che fa le robe. Esatto. La psiche può dare degli effetti, ma a Poleo... A parte i trucchi fotografici, è tutta una Fandonia, cioè è tutto messo in piedi per un giro di soldi. Solo che non abbiamo voluto calcare più di tanto, perché noi siamo persone gentili. Però là è solo una questione di truffa, chiaro? Non capisco. E come si fa a fare profumo secondo te? Che ne sei dei trucchi, guarda, credo che l'università di Strasburgo ne abbia trovato qualche centinaia. Ma ti dico di più, l'Università di Strasburgo ha stabilito 47 trucchi con cui si possono far credere alle persone che un oggetto rotto si ricostruisca. Il gas trova 80 trucchi sulla teletrasporto dell'apparizione di oggetti. Ma mi ha messo sì che pazza, no? Assolutamente non fa delle prove, par mica, ti ho capito. Se sono buono a fare certi contesti, creare certi contesti con la mente. Sai, da volte che so che io sì, ma non... Le masse più forti di me, bisogna che trova fuori. Guarda che più che contesti. Con l'immaginario, ma guarda che con la mente tu puoi viaggiare, cioè l'essere umano può viaggiare un infinito mondo della percezione. Può fare un sacco di... ma sono sue, cioè appartengono a lui. Non può dire... Questo è l'oggettività che io ho visto, capisci? Cioè, sono delle cose che appartengono alla soggettività, sia viaggiare col corpo di sogno, sia viaggiare col corpo luminoso, sia la possibilità di percepire cose diverse, di percepire cose che coincideranno con un possibile futuro. Queste sono tutte cose possibili, ma appartengono alla singola persona, non a una cosa che puoi fare pubblicamente o imporre. Va bene, un attimo, adesso salvo perché se no va su la musa, no? D'accordo. Mi diamo una roba lì. Comunque mi ho trovato anche dei sistemi di cure alternative, per me non dico mio perché può essere ridicolo, per la salute umana, tipo che va dall'urinoterapia alla suggestione, dal suggesto e da altre cose. Commenta se da voi. Ciao. Va bene, ciao. Si può trovare tutto quel che si vuole. Sì. Si può inventare migliaia di cose. E normalmente un corpo che vive in un certo modo, magari anche con una certa ripetitività, introducendo delle variabili, vive molto meglio. Faccio un esempio banale. Un uomo vive una giornata, se alza la mattina, va a lavorare, torna a casa la sera, e vive in questo modo. Un giorno trova una donna che lo fa andare fuori di testa, improvvisamente la sua energia si muove, sta bene, gli scatta e gli scatta un sacco. Cioè, la vita è fatta di tante strutture emozionali, per cui far scattare qualcosa dentro una persona comunque fa scattare felicità, fa scattare percezione, fa scattare intuizione, fa scattare tante robe. Per cui non stemmi a dire che esiste delle robe che uno può indovinare, fare, che se tantissime cose che si possono fare, sono tutte vere e nello stesso tempo tutte false, perché guardate, l'aspirina fa male di testa, ma se uno ha stomaco che non regge l'aspirina lo fa vomitare. Per cui non calchiamo la mano su questi aspetti, cioè non diamo più importanza di quelli che hanno, ecco, questo vorrei dire. Sì, ma d'altronde già il termine monoteismo fa pari passo con monotonia. Quello che esiste nel mondo sono le energie più varie. Se noi entriamo in contatto all'improvviso con l'energia che è nel mondo, per cui siamo attenti, le nostre vite possono cambiare in maniera radicale, cioè nel senso questo si viene scatenato. Perché il monoteismo cristiano ha sempre cercato di regolamentare fino nel più piccolo aspetto la vita? Proprio per impedire che queste energie che sono nel mondo abbiano un contatto regolare con la persona. Cioè, il monoteismo tende sempre a staccare i collegamenti con il mondo. Ad esempio, tutti quanti i monoteismi hanno dei comportamenti di tipo sessuale, di tipo mentale, di tipo comportamentale, di tipo ambientale, fortissimi. Perché questo? Non perché sia un'invenzione assurda, ma perché si rendono conto che se io concentro la mia attenzione nel rispetto delle regole, non ho più l'energia per rendermi conto di quello che è intorno al mondo. La più grossa cosa che si può dire a una persona, la cosa più grande, è che noi siamo circondati dall'infinito.
che abbiamo il potere dell'infinito che ci circonda e che possiamo usare questo potere, scusate il telefono, e possiamo usare questo potere per fare quello che noi vogliamo, cioè per raggiungere l'intento che noi vogliamo. Dopodiché che abbiamo detto questo, abbiamo detto un cazzo, perché se la persona non riesce a modificarsi, esatto, per raggiungere l'intento, non può afferrare niente dall'infinito. E allora cosa vuol dire che la mia persona prega all'infinito? Ma se che Dio prega all'infinito, è come se riesce a pregare Dio. Cosa devo dire? Da persona, ti chiede a modificarti in funzione del tuo intento. Se tu ti modifichi in funzione del tuo intento, puoi afferrare dall'infinito che c'è attorno per raggiungere quell'intento. Sì. Questo è, per cui anche la speranza, uno dice, non so, vado dal mago perché il mago mi aiuta. Solo il fatto di mettere la speranza può dare, esatto, una mano. Sì, insomma, è una forma di indirizzamento, pronto, di energia che... Ancora, dai. Niente. Voi dite che la mente ha dei poteri grandissimi, no? Di suggestione, anche molti cosiddetti miracoli, voi dite che... No, tutti i miracoli sono... No. Beh, pronto? Sì. Sì, sì. Se mi lasci finire per cortesia. E allora se così fosse, come dite voi, sì, che la mente ha un grandissimo potere, e lo ha senz'altro, no? Sì. Per un fatto di suggestione di questi pseudo miracoli che dite voi. Come lei, signor Claudio... Sì. Se lei si suggestiona con la mente, no? e diciamo pensa che sua moglie li faccia i corni, li faccia becco, perché allora non li crescano i corni a lei? Vabbè, perfetto, adesso ti rispondo. Allora, il problema reale è il termine potere. Che cosa significa col termine potere? Se mi penso di pensare con la mente, di avere un sacco di schei o i corni che mi cresce dal moglie, sono ben miserabile, cioè uso, sì, la mente per un fine ben miserabile. Ma se io uso la mente per raggiungere i fini e gli intenti delle forze che da dentro di me spingono verso fuori, la cosa è diversa. Col termine potere, i cristiani e tu lo usi all'interno del potere di avere, di possedere, di conquistare, di essere paroni, di essere forti. Ma questo è un tuo problema. È un problema grosso che hai, ma veramente grosso. Per me invece potere è la mia capacità di dilatarmi, di percepire, di intuire, di sapere, di conoscere nel mondo che mi circonda. Questo è il mio potere. È chiaro che io l'infinito lo chiamo su questo potere, non su quello che intendi tu come potere. Esatto. Per cui non ci capiremo mai, mai. Sì, ma infatti, con una simile affermazione, il cristiano è sempre, cioè lui fa l'affermazione, se qualcuno fa qualcosa a te, tu devi adeguarti a un canone che ti viene imposto. Ma se tu leggi, se tu leggi il Gesù di Nazare, sì, no, quella porcheria, lui fa i miracoli, a parte il fatto che i miracoli e guarigioni che fa, no, nell'antico, guarda, basta leggersi l'asino d'oro ed è miracoli che ne è infinitamente di più, di Apuleio. Comunque, al di là di questo, il suo potere cos'è? Fermati vento, moltiplico i pani e i pesci, cammino sulle acque, cioè è tutta roba di possesso. Sì, non di trovi scena. Invece una dilatazione della persona, un intuire, un girarsi verso il mondo, usare il mondo, mettersi insieme alle cose, no, è un possesso, mi sopporta, mi cammino sulle acque, mi moltiplico i pani e i pesci, mi sol paron. E questo che tu hai detto, il termine potere, come tu lo hai usato, l'hai usato in questo senso, mentre io uso il senso in un altro, uso il termine potere nel senso pagano, cioè la costruzione del Dio che cresce dentro, per cui il Dio che intuisce, il Dio che si dilata, il Dio che chiama gli dèi, il Dio che chiama l'infinito. E non ci capiamo mica, anche se usassimo gli stessi termini così. Sì, ma io dopo io volevo anche rispondere anche a un ascoltatore precedente, fa perché i pagani, gli spartani. Ma allora, il paganesimo non è come il monoteismo, che se non sai i 10 comandamenti non sei cristiano, se non riconosci il Dio, il figlio di Dio, non sei cristiano. Per essere pagano non è un discorso di credenza o di informazione, cioè se tu puoi chiedere a migliaia di pagani, Sparta sì, è un'antica città della Grecia, morta lì, il loro paganesimo vive lo stesso al di là del fallo di quello che succedeva a Sparta, proprio perché non siamo, come dicono, come fanno i cristiani, no, perché ci fu un Gesù che è nato a Nazareth e non è passato da nessun'altra parte, e se tu non credi in questo non sei cristiano. Questo è un problema che avete voi cristiani, ma noi pagani non ce l'abbiamo. Nel senso che anche quando chiedo, tu dici io vorrei sentire parlare di paganesimo, allora parlare di paganesimo, ma allora se devi parlare di paganesimo devi parlare di te stesso, o devi parlare dei tuoi desideri, delle tue passioni, non puoi dire agli altri parla di qualcosa, cioè
già è un discorso cristiano, cioè dici voglio sentire una cosa che io già so, ma noi sappiamo che ogni percezione, ogni persona è diversa dagli altri, e io non dirò mai a un altro pagano, parlami del tuo paganesimo, lo posso fare un discorso culturale. Si può dire, parlami del cristianesimo, perché il cristianesimo è la verità, ma il paganesimo è libertà, cioè... È inutile che tentate di ridurre quello che diciamo noi a quello che siete voi. Noi siamo noi, cioè il nostro percorso è un percorso di libertà. Non è un percorso di verità. Per cui voi avete la religione sul discorso di verità e noi ne possiamo parlare. Perché? Perché essendo una cosa assoluta davanti alla quale inginocchiate le persone, noi di questo ne possiamo parlare. Ma quello che voi non potete parlare è del percorso di libertà, perché voi non lo potete neanche comprendere, sì. non solo ignorare, ma neanche comprendere, non riuscite nemmeno a comprendere i percorsi di libertà più materialistici, più meccanicistici, sì. Se non figuriamoci poi un discorso di libertà magica, insomma. Sì, no, nel momento in cui, cioè, noi pagani non abbiamo il bisogno del credere in qualcosa o di aver fede in qualcosa, noi abbiamo la necessità di essere qualcosa, o di diventare qualcosa, o di fare qualcosa per realizzare noi stessi. Di conseguenza, benissimo, Sparta era Sparta, a me può essere simpatica, ma è un problema della mia cultura, della mia formazione, dell'ambiente in cui vengo, dell'ambiente in cui sono inserito, ma è soltanto un mio desiderio culturale. Io potrei essere pagano senza conoscere anche Atene. Ricordatevi che se io mai pensassi di poter far capire quello che io dico a un cristiano, comincerei a convertire. Esatto, ma noi sappiamo che i cristiani non potranno mai capire un discorso pagano. Un ateo da un cristiano, perché io sono ateo, hai capito? L'ateismo non si definisce un cristiano, se sai bene, visto che tu dici cristiano. Io sono ateo al 100%, discendo da generazione atea, perché allora... mio padre è ateo. E l'ateo rispetta tutte le opinioni perché ci lascia la libertà del rispetto. Invece tu che ti definisci pagano, o accusi a me di essere un cristiano. No, io non posso accusare nessuno per religione. Dai addosso, hai un capo espiatorio, per te sono i cristiani e basta. Va bene. Capito? Ciao. Rispondimi per radio. Ciao. E definiscimi ateo, non cristiano. Oh, scusa, l'ho messo giù, pensavo avesse finito. Ti faccio arrabbiare, ti chiamo cristiano, così così vediamo la sua passione. Cioè, proprio perché vediamo il comportamento delle persone. Cioè, nel senso che uno dice, vabbè, tu puoi definirti ateo, ma se hai un comportamento che è cristiano, devo dire che è un comportamento cristiano. Noi pagani abbiamo una caratteristica che definiamo le cose per le azioni che le cose esprimono. Per noi, uno che fa un'educazione cristiana, anche se questo è ateo, è anticlericale o è marxista, eccetera, per noi è sempre un cristiano. Per cui non definiamo le persone per etichette, ma le definiamo leggendo, chiaramente con i nostri limiti, le azioni che loro compiono. Per cui sono le azioni o le affermazioni o cosa si chiede che è importante. Dopodiché io mi definisco pagano e dico delle cose, cioè io dico pagano, però dico delle cose per riempire il mio essere pagano, e su quelle cose, se vuoi, ti misuri. Perché sono quelle cose, sono importanti, non sui paganesimi che tu vuoi che sia i paganesimi, perché questo è da cristiani. Sì, i cristiani chiedono alle persone di adeguarsi ai loro modelli. Questo è, ma questo è da cristiano, cioè chiunque fa questo è cristiano. Anche se magari dice sono ateo, sono anticlericale, sono un'altra cosa ancora. Però fare questo è da cristiani. Se noi definiamo le cose per le cose, non per come le cose appaiono. Altrimenti ricordi che nel Crogiolo dello Stregone c'è un elemento magico, che è chiamare le cose col loro vero nome, e questo qualifica. Sì, ma d'altronde i cristiani sono i primi che vanno a giudicare i comportamenti degli altri, gli danno dei modelli di essenza. Sì, no, ma difatti è già significativo che ad esempio nel monoteismo c'è sempre la necessità di definire il comportamento degli altri, e c'è sempre bisogno di criticare quello che sono gli altri. Non c'è l'affermazione di dire devi realizzarti.
cosa fanno i cristiani? I cristiani creano i peccati, dicono tu fai questo comportamento e sei un peccatore, di conseguenza ti devi, se fai una cosa ti devi adeguare al nostro canone. Ma questo è un comportamento proprio schematico, impositivo. Noi diciamo, a noi non ci interessano le etichette, a noi ci interessa il comportamento delle persone, l'essenza, la loro passione, il loro riferimento esistenziale, il loro modo di comportarsi, il loro modo di essere, e questo lo va a qualificare. Ma perché li avevamo fregati, no? Erano abituati da 2000 anni a parlare per etichette, a parlare per cose che loro potevano definire, trovano una cosa che non possono definire. E quella cosa che loro non possono definire sta rivoluzionando anche la filosofia, il pensiero. E questo è il punto che loro non riescono... Ma adesso, a parte questo ascoltatore, che sicuramente sarà una persona appassionata, ma tutti gli altri che ci ascoltano, perché anche se voi non lo sapete, c'è altra gente che ascolta, nel senso che c'è gente ben più pericolosa, insomma, cioè non che questo fosse pericoloso, ma nel senso che persone che sarebbero disposte a usare ferri roventi, che stanno ascoltando, bene, loro si trovano davanti a delle persone che hanno dei schemi di ragionamento, cioè schemi di sviluppo di se stesse, che non erano contemplate dai loro manuali. Esatto. Nessun manuale dell'inquisitore lo ha contemplato. Sì, ma mi dispiace per loro, ma si è fatti sui però. Sì, ma proprio questo è possibile, creare un qualcosa che loro non contemplano, in quanto noi non abbiamo il problema di definire o di dare delle definizioni o fornire definizioni o modelli di comportamento. Noi dobbiamo soltanto dire: realizza te stesso, diventa quello che sei, conosci te stesso, sappi quello che tu sei, sappi quali sono le tue passioni dominanti, realizza te stesso. Quanto avrebbero desiderato che noi dicessimo mettetevi in ginocchio davanti a Zeus, esatto, o pregate Zeus, ma noi non facciamo questo. Beh, se facessimo questo ci chiamereste cristiani, esatto. Giustamente, cioè, sono le azioni che determinano il nostro essere. Anche se io vi dico, invece di pregare Geova, il dio dei cristiani, prega Zeus, prega Brahma o prega Osiride, o prega, sarei sempre un cristiano, cioè non cambierebbe, però purtroppo non sto sottomettendo nessuno, non stiamo costruendo una setta, non stiamo costruendo una chiesa, stiamo costruendo però una religione, e questo è come intendiamo noi la religione, cioè come la intendiamo noi pagani, non come la religione l'oppio dei popoli, era effettivo perché si rivolgeva alle regioni rivelate. Le regioni rivelate sono oppio dei popoli, non sono realtà però. Sì, ma anche tutte le regioni rivelate vengono sempre da una situazione di essere drogati, cioè nel senso che fisicamente, perché nel senso che c'è talmente una situazione disperata che alla fine si utilizza la droga per avere Dio. Di conseguenza, uno mescolando delle situazioni così ossessive come l'unico Dio, con delle situazioni tossiche come c'era nell'antico Medio Oriente, alla fine viene partorito un mostro. Cioè, nel senso, ma è logico che questo avvenga, ma proprio perché è una forma di perversione. Ma d'altronde, noi l'abbiamo sempre detto, che tutto il monoteismo e il cristianesimo rientrano in una categoria non di religione, ma di disturbi psicopatologici, rientrano in una patologia medica. Cioè, nel senso, che i cristiani non dovrebbero essere curati con le parole, con la religione, ma dovrebbero essere curati come dei malati, cioè nel senso che fra le tante tipologie di malattie che esistono c'è è cristiano, proprio perché il cristianesimo comporta uno squilibrio a livello psichico e a livello fisico. E questo qui di conseguenza crea delle conseguenze. Il problema è che tutto questo danneggia il sistema sociale, cioè danneggia la vita, danneggia la costruzione del futuro, danneggia le possibilità di affrontare al meglio e di lasciare ai nostri figli un sistema sociale che sia tale dal quale loro possono costruire il loro futuro. E noi, ricordatevi, abbiamo il mondo in prestito, perché dopo moriamo. Cioè, è inutile fare finta, ma me veramente... No, e non risorgi. Esatto. Questa è l'unica possibilità che hai, o la sfrutti o... Sì, non ne hai altre possibilità. Non avrei neanche il Dio che può chiudere un occhio e farti un giudizio positivo, perché non c'è un Dio che potrà giudicare. Sarà la tua vita che alla fine darà il valore alla tua esistenza. Sarà quello che hai fatto, non quello in cui hai creduto, che determinerà il tipo di cosa andrai a realizzare. Non potrai dire, ma anche se tu dici io credo in Giove, stai tranquillo che se non crei la tua esistenza, non organizzi la tua esistenza, non organizzi il tuo mondo, non organizzi quello che sei, alla fine sarai fregato come se tu credessi in Gesù Cristo. Sai, questo devi capire. Non serve una cultura nominalistica sui nomi, sulle etichette, sulle frasi, sulle apparenze, ma serve una realizzazione personale, individuale, e ti puoi realizzare come pagano
anche senza conoscere Giove, senza conoscere Pan, senza conoscere Diana, non ne hai bisogno per essere pagano, perché noi ci rivolgiamo alla percezione e alla vita. Ma nel libro dell'Anticristo non esiste nessuna esaltazione. Cioè, io quando sono diventato pagano, non sono mica diventato pagano perché ho incontrato gli dei nome e cognome, ho incontrato le forze, un po' alla volta dopo si è modificato. Però nel libro dell'Anticristo non esiste nessun nome di Dio. Sì, ma... esistono gli enti viventi, tipo il sole e la natura, ma non esiste nessun nome. Sì, ma quello che io... cioè, certi forse vengono tratti in inganno, perché ad esempio io uso più di te spesso il nome di divinità. Ma io uso nome di divinità perché io ho avuto un approccio con i nomi delle divinità molto precoce. Di conseguenza, e anche chi è con me nell'istituto ha avuto un approccio alle divinità precoce. Di conseguenza, la sua formazione è dovuta dalla propria esistenza, non dovuta alla volontà degli dèi. Cioè, il caso non esiste. Diciamo, la vita ci ha portato in contatto con alcune divinità di cui noi avevamo l'informazione tramite anche un nome di mitologia, e di conseguenza il nostro, non il paganesimo, non il politeismo, la nostra realizzazione è passata tramite quegli strumenti che avevamo. Di conseguenza noi abbiamo più una formazione di tipo mitologico greca e romana, e Claudio è una formazione diversa, ma noi non abbiamo problemi sul discorso di trovarci pagani, perché tutti e due lavoriamo per realizzare la nostra vita. Di conseguenza io non dirò mai io sono un... io come divinità di riferimento ho Pan. Mi è più bella. Se, ma io non dirò mai a Claudio, ma come non ti piace Pan? Cioè, ma non mi impongo neanche questo problema. Dico, è la mia divinità di riferimento, Pan, benissimo. È la mia divinità. Non è la divinità del paganesimo, non è la divinità del politeismo. È la divinità di chi ha incontrato quella divinità e l'ha riconosciuta con una forma che gli altri gli hanno dato. Benissimo. Chiuso, ma non ho bisogno che dire, ma io per essere pagano quanti libri devo leggere? Non devi leggere nessun libro se vuoi. Non conteremo mai il numero di seguaci di Pan, il numero di seguaci di Venere. Sì. O ad esempio, ma tu quell'autore non lo conosci, ma quel libro non l'hai letto, ma quella mitologia non la conosci, quella divinità non sai chi ancora, sia. Dimmi, parli più forte però. Ancora. Parla forte. Ascolta, mi so altro e te lo ritorno a Dio. No, non sei ateo. L'ateo non ha mai inginocchiato a nessuno, non si è mai inginocchiato. Io sono quello che sono e sono una persona normale. Non ho mai venerato né il Cristo in chiesa e neanche Zeus, Marte e gli altri dei. Ho parlato per niente. Perciò io, un ateo, è ateo, non ha mai creduto e mai crederà. Invece i pagani greci credono a Zeus, lo veneravano. Ah, i pagani greci? Ma era un problema, era un problema di pagani. Ma se tu sta attento, se io chiedo scusa, ma io non credo negli dèi. Non credo negli dèi. Rispondi per la radio e dimmi se è vero. Perché tu hai visto un ateo costruire un tempio. Sì. Invece ho visto pagani che hanno costruito i templi come i cristiani. Cazzo. Io sì che ho visto atei costruire templi, e che templi anche. Capito? Tu mi devi rispondere per radio. Ti rispondo per radio, ok. Che gli atei greci costruivano e veneravano. No, vabbè, ti dico io, ciao. Va bene? D'accordo, ciao. E... mi dispiace per te, ma gli atei veri hanno costruito dei grandi templi, e i templi alla libertà, perché la rivoluzione francese fu un grandissimo tempio. Tutte le lotte di liberazione contro il clero, contro il dio padrone, eccetera, furono dei grandi templi, che poi tu non li consideri con un altro discorso, il tuo essere cristiano, ti ripeto ancora. Noi valutiamo le cose per ciò che sono le cose, non per come si rappresentano. Tu puoi dire mille volte io sono ateo, per me tu sei cristiano. Ti dà fastidio? Scusa se ti do fastidio, non voglio darti fastidio. Voglio semplicemente esprimere il mio modo di vedere le cose. Sì, ma poi i templi non sono solo templi di mattoni o di marmo. I templi sono anche i pensieri che uno riesce a realizzare, che riesce a manifestare, che riesce a concretizzare. I templi sono le vite che uno costruisce. Bene,
E su questo chiudiamo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Anche oggi vi abbiamo trattassati, però abbiamo fatto anche della musica piacevole. Vi diamo appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Continueremo a parlare di magia, stregoneria e paganesimo, come noi la intendiamo la magia, stregoneria e paganesimo, non come gli altri vogliono che noi intendessimo la magia, stregoneria e paganesimo. Cosa volete? Abbiamo questo vizio. Grazie per averci ascoltato. Salve a tutti. E vi do l'appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Ciao.